Sono iniziati i weekend gastronomici da mare, ricordiamo l'obiettivo di questa iniziativa. Sì, è un'iniziativa che riguarda le località balneari, quindi i comuni di Fano, di Pesaro, di Mondolfo e di Gabice Mare. Sono 11 ristoranti che partecipano a questa edizione estiva, che era iniziata a giugno, poi luglio, si è fermata il mese d'agosto e adesso è ripresa per terminare alla fine del mese di settembre. L'obiettivo è, come sempre, quello di valorizzare la ristorazione offrendo ai consumatori e ai turisti dei menù straordinari a prezzi promozionali. Ovviamente molti di questi locali utilizzano il pesce dell'Adriatico, non a caso appunto un'iniziativa che riguarda solamente le città della costa, ma ci sono anche offerte con ovviamente menù legati a, con la carne, insomma, con il pesce. L'altro obiettivo è sempre la valorizzazione dei prodotti del territorio, oltre che promuovere i ristoranti e quindi valorizzare il pescato e le produzioni agricole della nostra provincia e i vini del territorio. L'altro obiettivo è, come sempre, diciamo il terzo obiettivo, quello di promozione turistica. La gastronomia, l'enogastronomia, è punto fondamentale dell'offerta turistica di un territorio, particolarmente della nostra provincia, perché insomma la nostra è una terra ricca di produzioni enogastronomiche di qualità che valorizziamo anche attraverso i week gastronomici da mare, che ricordo sono degli appuntamenti gastronomici in 11 ristoranti e nelle giornate del giovedì e della domenica. Ci sono prezzi speciali per questa edizione? Sì, i prezzi sono fissati da noi e sono prezzi promozionali, insomma, ecco, quindi considerando che in molti casi, ripeto, abbiamo dei menù a base di pesce, abbiamo dei prezzi che non sono compatibili con i normali prezzi di mercato.